Con il 2023 riprende la celebrazione della cerimonia di apertura, colorata dalla sfilata dei comitati, e si torna a respirare quell'aria di festa pre-gara che è mancata per 2 anni consecutivi. Mi fa molto piacere vedere tutta la piazza piena di ragazzi. Io spero che voi siate e facciate delle ottime gare e dichiaro aperto il trofeo Casa Rurale La Vallagarina, 53esime selezioni della squadra nazionale italiana. Il primo slalom sulla Martinella Nord a fondo grande spetta agli allievi. La categoria femminile vanta un ordine di partenza formato da 75 atlete, di cui 51 prendono partenza in seconda manche. Marta Giaretta, trentina del Falconeri Ski Team, seconda in prima manche, vince lo slalom allievi femminile con un tempo di 1 minuto 30 secondi e 78 centesimi, seguita a 2 secondi e 56 centesimi da Giulia Mariani, Comitato Alpi Centrali, Circolo Sciatori di Madesimo, che recupera 3 posizioni risultando più veloce di 4 centesimi di Dorotea Mobiglia, la trentina dello Ski Team Fassa che dal 12° posto in prima manche conclude la gara terza. Fuori gioco Camilla Gottardi, miglior tempo in prima manche, che esce a metà muro della seconda. Alessandra Di Sabatino, dopo il buon terzo tempo staccato al primo appello di oggi, perde terreno dopo la partenza della seconda manche e conclude quarta. Lo slalom al maschile vede 62 concorrenti dietro il cancelletto della seconda manche, su 104 partiti in prima, e lo vince Federico Massimilla del Comitato Alpi Centrali, che recupera una posizione con un totale di 1 minuto e 26 secondi netti. Il secondo posto è di Luca Loranzi, trentino dello Sporting Club Madonna di Campiglio, che scala la classifica di giornata di un posto con soli 2 centesimi di ritardo. Ezio Scalfi, Comitato Trentino Sci Club Bolbeno, perde 2 posizioni e arriva terzo a 1 secondo e 33 centesimi. La ragazza più veloce in gigante è Giada D'Antonio, seguita da Allegra Vindigni e Martina Beccari. Il gigante ragazzi è di Leonardo Dinca, che vince davanti a Michele Vivalda e Mattias Malknecht.